Signori, era da un po' che non ci vedevamo, ma in questo canale, l'avevo detto sin dall'inizio, avrei caricato soltanto di tanto in tanto. E allora torniamo ancora una volta con Pokémon rosso e blu, nello specifico con la regione di Kanto e con i primi 151 Pokémon. Perché nella solo run con Charmander vi avevo detto che da quando avevo iniziato ad essere più adulto detestavo la facilità con cui era possibile finire e terminare il gioco, e infatti in quel video l'abbiamo finito con solo Charmander. E mi piacerebbe tantissimo poter giocare a un gioco di prima generazione in cui selezionare la difficoltà e dire facile, medio, difficile, impossibile. E quindi mi sono domandato come possiamo migliorare i gym leader, che sono personaggi iconici della prima generazione, e farli passare da omini messi lì con due Pokémon, due mosse, una roba facile, veloce, ti dà la medaglia e poi finisce lì, a vere e proprie sfide quasi competitive, molto complicate, con un level cap più elevato. E allora benvenuti in Aggiustiamo Gym Leader di Kanto. Iniziamo. E poi vi faccio anche una sorta di promessa: se questo video arriva a 1000 like, andrò a modificare una ROM di Pokémon rosso o blu, andrò a modificare i Pokémon, i livelli e le mosse dei capi palestra, e su questo canale giocheremo alla versione più complicata di Pokémon rosso, con appunto i capo palestra, con questi team, con questi moveset e con questi livelli molto più complicati. Partiamo da Brock, capo palestra di Plumbeopoli, accompagnatore di Ash all'interno del viaggio concluso l'anno scorso nell'anime. E in Pokémon rosso e blu il buon Brock si presenta con un Geodude a livello 12, con un Onix a livello 14, con un moveset veramente vergognoso, praticamente soltanto azione come mossa offensiva. Quando selezioni il tuo starter all'inizio dei giochi di prima generazione pensi: Brock è il primo capo palestra, Bulbasaur e Squirtle sono due ottime scelte, Charmander meno perché con il fuoco fai fatica a ragionare sulla roccia. Ho voluto però complicare, perché appunto azione non è super efficace su Charmander, semplicemente il tipo roccia diventa resistente a Graffio e Braciere, che sono le mosse iconiche di Charmander all'inizio dell'avventura. Però, dato che parlavamo di Bulbasaur, è facile dire prendo Bulbasaur che così con le mosse di tipo erba posso fare male. E allora sapete cosa facciamo? Inseriamo un Pokémon di tipo roccia che possa far male anche a Bulbasaur, perché anche qui sarebbe facile dire inserisco Kabuto o Omanyte, che sono Pokémon di tipo roccia per Brock, ma che grazie al tipo acqua roccia, visto l'acqua di Squirtle, diventa normalmente efficace. E con Bulbasaur un bel foglielama, una bella frustata e li butti giù con un 4x, no, va mica bene. E quindi il nuovo team che ho pensato per Brock è il seguente: Geodude a livello 14 con azione, rafforzatore e sassata, Onix a livello 15 con azione, ira, frana e legatutto, e Aerodactyl, un altro fossile, tra l'altro un Pokémon il cui fossile starà proprio a Plumbeopoli all'interno del museo, a livello 16 con attacco d'ala, morso, frana e supersuono. In questo modo Bulbasaur avrebbe sicuramente una grossa gatta da pelare, Squirtle banalmente si troverebbe ancora a suo agio, però vengono inserite delle mosse roccia, vengono inserite delle stab anche volante come attacco d'ala, e supersuono, che è sempre una mossa che dà fastidio. Non possiamo pensare che pazienza sia la mossa iconica di Brock e che il suo Onix possa vivere all'interno di questo loop di pazienza. No, inseriamo delle mosse di tipo roccia che possono essere sassata o frana a seconda del Pokémon che si va a affrontare, e facciamo avere a Brock tre Pokémon, perché soltanto due, anche se siamo all'inizio dell'avventura, è un pochettino troppo facile. Arriviamo a Celestopoli dopo aver attraversato Monteluna, e ad attenderci c'è Misty, altro personaggio estremamente iconico all'interno dell'anime. All'interno dei giochi originali Misty si presenterà con Staryu e Starmie, azione e pistola acqua, azione pistola acqua e bola raggio, livello 18, livello 21, ma insomma dove sta qua, non lo so, la creatività, dove sta l'originalità? E allora prendiamo anche ispirazione dall'anime, e sappiamo che c'è un Pokémon molto iconico di Misty all'interno della prima generazione, che è Psyduck, e soprattutto prendiamo spunto dall'anime sul finale, quando Misty è addirittura un Pokémon in grado di mega evolversi, che va a complicare ancora una volta la vita a Bulbasaur, perché è facile la vita di Bulbasaur che arriva lì e ci sono Staryu e Starmie che non hanno neanche mosse psico. Gliele diamo?
e inseriamo ovviamente Psyduck con già confusione, con graffio e con pistolacqua. Starmie lo facciamo un po' più complicato, quindi comete, che mi sembra una mossa iconica, dato che parliamo di una mossa di stelle da dare a una stella, bollaraggio, che è la mossa di Misty, psiconda per non dare una mossa troppo forte di tipo psico, e poi arriviamo a Gyarados con morso, ira di drago, bollaraggio e soprattutto lanciafiamme. Insomma, l'idea è comunque attribuire dei Pokémon iconici ai capo palestra, dei Pokémon che magari erano stati dimenticati nella prima generazione, anche se specifici di quel tipo, di quella tipologia di capo palestra, e se anche imparano mosse che avrebbero imparato più avanti, chi se ne frega, perché non è la prima volta che vediamo dei Pokémon anche banalmente che non potevano evolversi prima di quel livello, come i Dragonite di Lance, che sono Dragonite anche se sottolivellati. Andiamo da Bill, prendiamo il biglietto nave, andiamo sulla nave, prendiamo Taglio, lo insegniamo a un Pokémon, entriamo da Lister Surge, dove ad attenderci c'è una squadrettina con Voltorb, con Pikachu, con Raichu. Ancora un po' troppo leggerino, quando in realtà bisogna iniziare ad andare su con la difficoltà, ad andare su. E quindi li facciamo evolvere sti Voltorb, Lister Surge? Sì, assolutamente sì. E quindi Electrode è il primo Pokémon di Lister Surge, livello 27, comete, autodistruzione perché deve scoppiare, è un Pokémon che deve implodere, Sonic Boom e Fulmine. Raichu, livello 28, attacco rapido, fulmine, tuona onda e movimento sismico. E poi abbiamo Electabuzz, che è un Pokémon elettro veramente dimenticato all'interno della prima generazione, ma fighissimo, con tuono, psichico, mega calcio e mega pugno, così iniziamo a sfruttare anche delle mosse che non vengono sempre utilizzate all'interno della prima generazione. Prendiamo Flash, illuminiamo il tunnel, arriviamo alla Vandonia, facciamo tutto quello che c'è da fare, ci dirigiamo ad Azzurropoli e qui troviamo Erika. Victreebel, Tangela e Vileplume. Io devo dire la verità, sono abbastanza d'accordo con le scelte che sono state attribuite, però vorrei semplicemente migliorare i moveset, i livelli e aggiungere un Pokémon. E quindi da qui passiamo a qui. Tangela, livello 32, collega tutto, limitazione, frustata e schianto. Victreebel, livello 33, con corpo scontro, foglie lama, acido e crescita. Parasect, anche lui dimenticato da Dio, livello 33 con spora, lacerazione, danza spada e mega assorbimento. E Vileplume, livello 36 con petalo danza, acido, sonnifero e mega assorbimento. Ho voluto ragionare così, i primi 4 capo palestra erano facili, facilissimi, li abbiamo resi un po' più complicati. Ma gli ultimi 4, che sono quelli che devono davvero capire e far dimostrare al mondo intero che sei pronto per andare all'altopiano blu, alla Lega Pokémon, a giocarti il titolo di allenatore più forte della regione, devono essere tosti. Quindi dalle prime 4 alle ultime 4 il livello di difficoltà aumenta notevolmente, a partire da Koga e Sabrina, che sono due allenatori, due capo palestra che puoi sfidare nell'ordine che preferisci, ma che devono per forza di cose essere ancora più tosti di quanto non lo siano già nel gioco. Anche perché Koga è uno che da qui a pochi anni diventerà Super 4, quindi non può essere uno scarsone. Nel gioco è comunque già una palestra tosta, con Koffing al 37, Mach al 39, un altro Koffing al 37 perché non si sa mai, e Weezing a livello 43. Ma possiamo fare ancora di meglio e inserire alcuni Pokémon che sono iconici per Koga, sono di tipo veleno e che non sono stati inseriti. E quindi Venomoth, livello 40, con Psicoraggio, Tossina, Mega Assorbimento e Super Suono, credo che sia giustissimo attribuirlo a Koga piuttosto che a Sabrina, dato che non è un tipo psico, anche se ha mosse di tipo psico, e Koga già nell'anime aveva dei Venonat. Golbat, livello 40 con Attacco d'Ala, Morso, Tossina e Super Suono. Tentacruel, livello 40 con Super Suono, Tossina, Bollaraggio e Mega Assorbimento. Mach, livello 41 con Tossina, Inibitore, Minimizzato e Sostituto. Weezing a livello 43 con Tossina, Muro di Fumo, Fuoco Bomba e Tuono. Arbok a livello 44 con Tossina, Terremoto, Frana e Morso. Io credo che il capo palestra di tipo veleno abbia necessità di poter contare su delle armi subdole, infime, come la confusione, la poca precisione, l'avvelenamento lento, e quindi ho voluto optare anche per dei moveset abbastanza fastidiosi, noiosi, davvero, nel vero senso della parola. E poi arriva Sabrina, che è la capopalestra del tipo più tosto, forse anche più forte, dell'intero gioco di prima generazione. E credo che anche Sabrina abbia necessità di avere una squadra migliore rispetto a Kadabra livello 38, Mr. Mime livello 37, Venomoth, che neanche di tipo psico, livello 38, e Alakazam a livello 43. E quindi ci penso io, nessun problema. Ecco arrivare
Hypno, che è un Pokémon assolutamente dimenticato da Dio, ma che si inserisce alla perfezione all'interno del team di Sabrina, livello 44, con Psichico, Ipnosi, Triplette e Metronomo, che sono assolutamente attacchi divertenti. E poi abbiamo Mr. Mime, confermato, con Sostituto, Schermoluce, Tossina e Psichico, Slowbro, livello 44, con Ritirata, Amnesia, Psichico e Bolla Raggio, Exeggutor con Solar Raggio, Psichico, Uovo Bomba ed Esplosione, a sorpresa così di cattiveria, è confermatissimo la Kazan con Psichico, Iperraggio, Ripresa e Doppio Team. Ve l'avevo detto in precedenza, non si scherza più, le ultime 4 palestre devono essere per forza di cose toste, e arriviamo fino a Isola Cannella. Ricordate l'ultimo video che ho caricato? Mr. Fuji, Signor Fuji, Giovanni e Blaine? Bene, questi ultimi due personaggi si intrecciano nuovamente nel finale di questo video. Se Blaine prima poteva vantare Growlithe, Ponyta, Rapidash e Arcanine, quindi praticamente due Pokémon e le linee evolutive, troppo poco per il penultimo capo palestra del gioco, sono dovuto andare a intervenire e purtroppo inserire un Pokémon che non avrei mai voluto mettere, perché si tratta di un Evolution, che è Flareon, e Jolteon e Vaporeon non sono stati inseriti, ma ci sono talmente pochi Pokémon di tipo fuoco, escluso Charizard e Moltres, uno è uno starter, l'altro leggendario, che per forza di cose ho dovuto fare così. E quindi Flareon, livello 48, con Fuoco Bomba, Comete, Mimica e Turbo Sabbia, non un gran moveset, ma questo offre la casa. Ninetales, livello 49, con Fuoco Bomba, Fossa, Riposo e Iperraggio. Rapidash, livello 49, con Fuoco Bomba, Sdoppiatore, Doppio Team e Perforcorno. Arcanine, livello 51, con Fuoco Bomba, Iperraggio, Era di Drago e Fossa. E come per l'Easter Surge, ecco arrivare anche Magmar, livello 54, Pokémon più forte, iconico di Blaine come nella serie animata, all'interno del vulcano, con Fuoco Bomba, Tossina, Psichico e Sottomissione. Credo che non sia una palestra troppo complicata, perché purtroppo il pool a disposizione di Pokémon di tipo fuoco è questo, non ci si può far tanto, bisogna accontentarsi, e quindi siamo messi così, diciamo. Però poi arriviamo alla fine, l'ultima palestra, il leader di Team Rocket, che si rivela essere anche il capo palestra di Smeraldopoli, tipo terra. Io guardo la squadra di Giovanni e penso si può decisamente fare di meglio. Rhyhorn non è nemmeno uno stadio evolutivo finale. Dugtrio, Nidoqueen, Nidoking e Rhydon invece sono assolutamente condivisibili, ma manca qualcosina. E allora mi sono immaginato qualcosa di strano, emblematico e iconico per la prima generazione. Ora ve lo mostro. Sandslash, livello 54, con Terremoto, Doppio Team, Sdoppiatore e Frana, stesso moveset che troviamo anche in Dugtrio, livello 54. E poi abbiamo Nidoqueen e Nidoking, stessi moveset, stesso livello, 56, Terremoto, Surf, Abisso, che è la mossa peculiare di Giovanni, e Iperraggio. Per arrivare a Rhydon, che è il Pokémon iconico per il momento di Giovanni, Terremoto, Tuono, Bora e Fuoco Bomba per dare tutti gli elementi al Pokémon più forte di Giovanni nei giochi, ma qui il Pokémon emblematico di Giovanni è invece Marowak, il Pokémon più forte di ogni Gym Leader, livello 60, Terremoto, Abisso, Bora e Fuoco Bomba. Ho un moveset particolare e con Fuoco Bomba richiamiamo anche uno spoiler futuro, perché Marowak, lo sappiamo bene, ad Alola assume tutto un altro tipo. Perché proprio Marowak a Giovanni? Tanto perché un Pokémon di tipo terra. Pokémon di tipo terra dimenticato, se vogliamo, all'interno dei giochi, tranne in un dettaglio, in un momento. Quando a Lavandonia, alla torre Pokémon, appare sotto forma di spettro come madre morta di Cubone. E quel Cubone a cui il Team Rocket ha ucciso la mamma, che fine ha fatto? Sì, potrebbe averlo salvato Mr. Fuji, certo, ma poi potrebbe essere stato allenato, o potrebbe aver avuto semplicemente un papà, che ora è il più fido, alleato e forte Pokémon di Giovanni, ex capo del Team Rocket e ultimo capo palestra della regione di Kanto. E quindi, signori, questo era il video. Ho in mente anche altri due video, in realtà. Il primo sui Super 4, perché mi piacerebbe rielaborare anche i Pokémon di Lorelei, Bruno, Agatha, Lance e ovviamente del campione. E poi mi piacerebbe fare anche una sorta di rematch, quindi quando potresti andare a risfidare i capo palestra con dei team sicuramente ulteriormente migliorati rispetto a questi, che sono già decisamente più forti e complicati rispetto a quelli che invece possiamo trovare all'interno delle cartucce originali. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.